vestito, mi son vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar. Il vento soffia forte su Soverato e gran parte della Calabria e il Magna Grecia Film Festival va a gonfie vele. Ieri sera è stato presentato Salvatore, questa è la vita, e c'erano due degli interpreti, Ernesto Mailleux, con cui abbiamo parlato ieri, ed Enrico Loverso, insieme al regista Giampaolo Cugno. Ascoltiamoli. Viene Soverato che c'è vento, perché lui è un velista e gli piace il vento, e quindi stasera ne avete tanti. A tutti buona serata. François Corrado. Presente. Gennarino Angela. Presente. Incatasciato Salvatore. Per me è stata una grande responsabilità fare il primo film con una interamente finanziato e prodotto da una major americana, la più grande credo, come la Disney, Buena Vista. È stata una grande responsabilità, perché comunque rimane un film d'autore, un film di emozioni, anche un tema sociale, un bambino che rimane da solo, orfano di genitori e tira avanti la famiglia. Ragazzino, non fare tanto lo spiritoso, io sono qui per te e per il tuo futuro. E se anche non vieni a scuola, a me lo stipendio lo pagano lo stesso. E a me lo stipendio chi me lo paga? Enrico, la vita di Salvatore è difficile perché lui è un bambino e fa una vita da adulto, no? E che cosa hai costretto a imparare in questo film? Ma che in realtà anche la vita degli adulti è difficile perché non fanno i bambini. E questa secondo me è il gioco al contrario del film. In realtà il maestro va per insegnare e invece in realtà va ad imparare, un modo di vivere, a imparare a crescere, a capire che le cose come le abbiamo pensate e ipotizzate noi non è detto che siano le cose così come devono essere. Il piccolo Salvatore è un uomo, è un adulto, è uno che apparentemente non ha i suoi spazi da bambino, però c'è una frase che viene detta nel film in cui si apre tutto un mondo di questo Salvatore che magari non è subito evidente, ed è quando la sorellina dice che la notte quando va a dormire si addormenta con le favole raccontate dal fratello, e quindi il fratello in quel momento è padre, madre e bambino, perché lui stesso si ascolta mentre racconta e inventa queste favole. Io recitavo per la maggior parte delle mie scene con un bambino e quindi comunque avevo un modo di interagire col bambino, col personaggio bambino, naturalmente diverso da quello che posso avere con gli adulti e che potevo avere nelle scene col preside, col bidello, con l'assistente sociale, eccetera. Se al mercato compriamo un chilo di pere e ne mangiamo una da 300 grammi, quanto peseranno le restanti 4 pere? Io ho accompagnato il film in giro per il mondo e mi è successa una cosa stranissima. All'uscita del film più persone mi hanno detto, mi sono emozionato tantissimo, questo film racconta la mia storia. Allora mi chiedo, quando uno vede questo film, qual è la storia che riconosce come propria? Il Parlamento discuterà una legge di modifica della censura, secondo la quale saranno poi i distributori, che spesso sono anche i produttori dei film, a decidere se il film potrà essere vietato ai 10, ai 14 o ai 18 anni. Favorevole o contrario, perché? Guarda, mi fa la domanda alla persona forse più giusta in questo momento, perché sono stato membro per 4 anni della commissione censura io. Il problema era che da un lato bisogna difendere l'industria e dall'altro lato bisogna soprattutto difendere i minori. Intanto ci avviciniamo a un po' a come accade nel resto del mondo, perché la nostra legge era molto vecchia. Quindi responsabilizzare tutta la filiera non è una cosa negativa. Grazie, Soverano.
Secondo film della serata è stato Onde di Francesco Fei, una storia d'amore resa unica dai suoi protagonisti. Una ragazza con una voglia sul viso, interpretata da Anita Caprioli, ed un ragazzo non vedente, Ignazio Oliva. Ogni dettaglio è aria che mi manca, e se sto così sarà la primavera. Ignazio, Onde non è un film che si sceglie di fare soltanto per lavorare o perché bisogna farlo, no? C'è un'adesione dietro questo film, vorrei che mi parlassi della tua. Misurarmi con un ruolo così difficile, cioè un cieco, un non vedente, era ed è per me insomma un grosso... la cosa più importante, cioè riuscire a misurarsi con qualcosa di così difficile, di così lontano da me e per il mio mestiere, per la costruzione del personaggio, per la costruzione anche di me come attore, era fondamentale provare. Niente perlomeno te, ti permetto di sognare. Ti sei allenato nella vita ad essere un non vedente, per esempio? Anche, ma non solo, poi ognuno ha i suoi metodi, le sue cose, il mio è un po' un misto di tante metodologie di lavoro, di approccio al lavoro. Ho innanzitutto letto molto personaggi che sono diventati ciechi, perché c'è una grossa differenza tra chi diventa cieco e chi in qualche modo nasce. Quindi ho letto diversi testi, ho frequentato molte persone cieche che sono diventate cieche e le ringrazio pubblicamente, non smetterò mai di farlo. E ho visto molti film di grandi attori che interpretavano il ruolo di ciechi e quindi nell'ultima fase ho provato realmente sia da solo che con la macchina da presa. Finire. Ma vuoi dirmi come questo può finire? Sono due persone che hanno un difetto fisico, chi più rilevante, chi meno. In questo caso io, da cieco, interpretando cieco, ho sicuramente un difetto più importante. Anita Caprioli, la coprotagonista del film, ha un'enorme voglia sul viso, una macchia, e in qualche modo è anche una differenza di vivere la vita e di vivere questa deficienza fisica. Lei, che ha questo handicap meno importante, soffre molto di più di me, che invece ho la cecità. Ci rivediamo? Sta diventando rosso! La cecità è una condizione, ma non si parla di quello. È un ragazzo come tanti altri con questo difetto, ma che ha la propria vita e i propri sentimenti e quindi anche un amore. Per oggi ci fermiamo qui, ma domani altri film ed altri personaggi da raccontare qui al Magna Grecia Film Festival. Ci vediamo allora come sempre alle 22.30 circa e in replica il giorno successivo alle 13.30 e alle 20.30. Arrivederci.